Amici di Obiettivo News, siamo nuovamente nei nostri studi per parlare di una manifestazione, anzi di più manifestazioni che da qua le prossime settimane ci faranno compagnia in Canavese, in Alto Canavese, specialmente a Forno. Nostri ospiti quest'oggi abbiamo il sindaco di Forno Alessandro Gaudio e il vice sindaco Vincenzo Armenio. Benvenuti. Grazie. Inizio con te, Vincenzo. Archiviata la tradizionale festa della Madonna dei Milani, si ricomincia subito. Le associazioni si sono subito messe in campo per ripartire alla grande, subito da questo fine settimana del 23 e del 24 di settembre, con il primo festival olistico. Prima volta che capita a Forno Canavese. Sì, Forno Canavese vanta di avere un sacco di associazioni volenterose che si danno da fare. Partiamo dopo il periodo estivo ai 100 all'ora veramente, perché insomma a Forno Canavese andiamo forti. Abbiamo appena concluso la festa dei Milani, la Madonna dei Milani, che ci ha trovati coinvolti in una splendida sinergia tra cittadini, associazioni, parrocchie. Insomma, abbiamo fatto un lavoro eccellente, siamo veramente soddisfatti anche dei nostri volontari e soprattutto della Proloco, che ha saputo portare a termine una manifestazione così per Forno, così importante, perché insomma la festa dei Milani è la nostra festa patronale. Conclusa questa festa qua, subito al volo, questo fine settimana, il 23 e il 24, ci troviamo coinvolti in un festival olistico. Forno Canavese per la prima volta apre e si affaccia a un mondo completamente nuovo e abbiamo come ospiti degli operatori olistici che verranno a fare dei trattamenti alla persona, quindi si prenderanno cura del proprio corpo per i nostri, chiamiamoli così, clienti o chi ha piacere di fare un trattamento. Avremo due serate speciali, avremo degli ospiti incredibili. Forno Canavese ha la possibilità, grazie a questa sinergia, di continuare ad andare avanti e crescere, guardarsi spesso al di là del proprio naso, perché così è. Basta, o meglio, puntiamo anche su qualcosa di nuovo, e quindi ecco questo festival che ci vede a tutto tondo coinvolti in questi due giorni. Un festival olistico che appunto sabato e domenica darà la possibilità, come hai detto tu, per tutto il giorno a chi vorrà provare questa nuova esperienza, e in serata, nelle due serate, si inizia appunto sabato nel salone parrocchiale con la prima serata, diciamo come evento collaterale legato al festival olistico, che è un concerto d'arpa diretto dal maestro Enrico Euron, direttore artistico della Sacra di San Michele, e si prosegue domenica sera con una conferenza del maestro Beppe Vessicchio, che quindi viene entrambi i due personaggi importanti che vengono a Forno. Sì, tutta l'amministrazione è onorata di ospitare sia gli operatori olistici che verranno ospitati e diretti nelle varie strutture di Forno Canavese, perché sono più di 16-17 operatori che vedono coinvolti, e veniamo ad aprire le porte del comune, del palazzo comunale, saranno diretti alla Casa del Popolo e così anche nella nostra famosa sede ex area Obert. In queste sale ci saranno questi operatori che faranno dei trattamenti di benessere per il proprio corpo, dalle campane ai suoni, insomma c'è in quel mondo lì c'è veramente un po' di tutto. Siamo orgogliosi come amministrazione che questi due personaggi noti e importanti che tutti conosciamo vengono ospitati a Forno, sì. Abbiamo la possibilità di farlo grazie a tutte le nostre associazioni. In particolar modo vorrei ringraziare Gianfranca Savio, Ivano Milano, Boggio Paolo, Aurora Casetti, Sandra Casetti, Roberto Moretto e infine, non per ultimo, il presidente dell'associazione Tesla, Severino Doppi. Grazie a lui abbiamo conosciuto e abbiamo portato a Forno anche questa ventata di novità, un festival olistico che si prende cura non solo della parte culinaria, ma bensì questa volta anche del proprio corpo, quindi della propria mente soprattutto. Certo, quindi poi accantonato questo weekend di benessere olistico, si passerà alla quarta fiera del Paluc. Quindi sindaco, se ci vuoi raccontare un po' il programma di questo del fine settimana che accompagnerà poi la fiera il 15 di ottobre. Sì, iniziamo giovedì 12 ottobre alle ore 21 presso la sala ex area Obert, organizzata sempre dalla biblioteca.
quattro chiacchiere all'ombra del mulino. Durante la serata verranno premiato i vincitori del secondo concorso dedicato, concorso letterario dedicato a Elio Rossetto, e quindi si proseguirà venerdì e sabato con serate gastronomiche e serate danzanti sempre presso il Palazzetto dello Sport. Domenica mattina il club alle 8:30 ritrova delle auto e moto storiche organizzato dall'associazione Ruote Storiche e Centauro Club. Alle 10:30 inaugurazione della fiera con taglio del nastro. Seguirà quindi la prima parte della battaglia delle capre, poi ci sarà l'intermezzo per il pranzo e nel pomeriggio seconda parte della battaglia delle capre. Alle 4:30 ci sarà la castagnata e il vin brûlé e poi durante tutta la mattinata ci sarà la banda musicale che dieterà la manifestazione, che noi ringraziamo anticipatamente. Nel pomeriggio ci saranno anche gli amici del FUR che come al solito tutti gli anni vengono a rendere un po' di allegria durante la fiera. Dopo cena ci sarà Vincenzo, passo a te la parola per quanto riguarda il plau finale del... Sì, quest'anno dopo cena avremo la nostra nuova associazione musicale a Forno Canavese, diretta dai compagni, dagli sposi Federica Bartot e Sartoris Emanuele. Abbiamo il piacere di avere due illustri maestri che abitano a Forno Canavese, quindi siamo doppiamente orgogliosi, che faranno uno spettacolo tutto nostro nel Palazzetto dello Sport. Sì. Due personaggi veramente unici che vantano di un curriculum esemplare, veramente, e volutamente li abbiamo voluti inserire all'interno della nostra manifestazione, non solo perché è una nuova associazione, ma anche perché è un po', devo dire la verità, il ricordo di quello che ha lasciato il papà, uno dei motivi per cui nasce questa associazione. Quindi in memoria del padre compianto Mario Bartot andremo a eseguire un concerto tutto nostro a Forno Canavese. Sì, quindi un programma ricco che sposa quella che è la sinergia tra l'amministrazione comunale e tutte le associazioni, non solo la Prolo, come abbiamo parlato prima della biblioteca, piuttosto che del Centauro, di tutte le associazioni che fanno parte della neonata associazione musicale che fanno parte del comune di Forno. Sì, noi vantiamo veramente di avere più di 30 associazioni, di queste 30 associazioni oltre, ma veramente oltre, la metà sono iperattive, ma iperattive. Oltre la metà vorrei dire che sulle 24-25 veramente si spaccano la schiena tutto l'anno divertendosi per fare delle attività a Forno, quindi questo è il nostro cavallo di battaglia. Sì. E poi la novità della battaglia delle capre. Sì, questa volta non sarà un'associazione a darci una mano, ma è un allevatore. Abbiamo il piacere di collaborare con Alex Carnovale, che ci darà una mano a organizzare questo evento. Lui è esperto perché, insomma, ne ha già, essendo allevatore, ha già partecipato ad altre battaglie e comunque collabora con degli amici che si occupano di queste. Confidiamo in un evento straordinario. Abbiamo al momento già più di 16 allevatori che ci hanno dato la disponibilità, ma credimi che siamo positivi perché ne arriveranno tanti altri, più di 100 capi avremo. La fiera sempre nella circonvallazione. La fiera la faremo sempre nella circonvallazione per una questione logistica, non per una questione di altri motivi. Logistica perché la viabilità ci consente di fare una fiera in sicurezza e soprattutto ampia, perché negli ultimi anni comunque è una fiera che ospita più di 100 espositori, a parte tutte le attività collaterali che facciamo. Ricordiamo che abbiamo uno splendido palazzetto dello sport che viene adibito interamente a mensa e a capannone, lì ospiteremo tutte le persone per la parte mangiareggia, enogastronomica, sì. Benissimo, se volete aggiungere qualcosa o fare qualche ringraziamento in particolare, altrimenti diamo appuntamento. Vi aspettiamo a tutti a Forno. Esatto, volevo dirlo io, diamo appuntamento innanzitutto questo fine settimana per chi è interessato al mondo olistico, si vuole avvicinare adesso, e poi la settimana del 15 di ottobre con la quarta fiera del Paluc.
Sì, certo, un ringraziamento a tutte le associazioni e in anticipo a tutti quegli operatori che andranno a lavorare con noi per rendere questo evento efficiente. Sì, grazie. In conclusione vorrei ancora aggiungere questo, i prossimi appuntamenti non ve li svelo perché magari verremo qua a parlarne nuovamente, ma da qui a Natale ne abbiamo veramente tanti. Quindi non si passerà direttamente al Natale del Policlinico? No, assolutamente no, avremo degli altri eventi che verremo a pubblicizzare. Perfetto, noi vi ringraziamo, noi amici di Obiettivo News vi diamo appuntamento alla fiera del Paluc, mi raccomando non mancate e continuate a seguirci su Obiettivo News, su ONTV Web e su tutti i nostri canali social.